Uno snack sempre vincente o anche un aperitivo? Il toast al salmone affumicato. Io utilizzo del salmone selvatico d'Alaska, io non compro mai salmone d'allevamento, anche perché quello d'Alaska è meno grasso, siccome i pesci sono liberi di nuotare e non rinchiusi in spazi più piccoli come i pesci d'allevamento, la carne è molto meno grassa ed è anche più saporita. Quindi oramai da più di 10 anni compro solo ed esclusivamente salmone, dell'ottimo salmone selvatico dell'Alaska. Ne farò due versioni oggi, farò la classica, solo al posto di utilizzare del pancarré bianco, utilizzerò del pancarré integrale con dei semi. Poi ovviamente ci spalmerò sopra, al posto del burro utilizzo la margarina, affetterò finemente delle cipolle, il salmone sopra e dei capperi. L'altra versione invece un po' più alla danese la farò utilizzando il pane di segale. In Danimarca e in generale nei paesi del nord mangiano tantissimo pane di segale e anche in Svizzera devo dire, a me piace tantissimo, per cui questa versione di pane di segale la farò con la Philadelphia sopra, il salmone ovviamente e poi ci metterò sopra un po' di erba cipollina, vedrò se anche dei pomodorini. Andiamo a preparare una fetta di pane di segale, parecchia Philadelphia spalmata sopra, del salmone selvatico d'Alaska da pesca ovviamente sostenibile sopra, guardate che bel colore, com'è bello magro. E adesso per finire, questa è la prima versione col pane di segale e l'erba cipollina sopra. Il pancarré che andrò ad utilizzare per la versione classica, quella col toast, burro, salmone, cipolle e capperi, è un pane stile americano, nel senso che la fetta è più grande del pancarré normale, però interamente e completamente prodotto in Svizzera. È un pane integrale con dei semi, semi di girasole e semi di lino, e tutte le sue componenti sono prodotte in Svizzera, incluso il fatto che contiene non dell'olio di palma, ma dell'olio di colza svizzero. È un pane molto buono che io utilizzo spesso, è integrale e quindi come soluzione la trovo ideale. Pane tostato in forno. Palmo sopra la margarina. Salmone sopra, terminiamo con la guarnizione, fettine di cipolla, questa va tagliata a fine, eh? A me piace tanta cipolla, potete metterne anche meno, e capperi finali sopra. Ovviamente io l'ho già mangiato, conosco il gusto. La domanda è: ma preferisci questo o chiamiamola la versione danese, quella cioè col cream cheese, pane di segale, eccetera? Devo ammettere che io preferisco questo, anche se mi piace tantissimo quell'altro. Però preferisco questo.